Lei sa che dal prossimo 1° maggio chiude la caserma dei carabinieri di Via Circonvallazione? È un dramma. Perché dice questo? È perché era un posto centrale. Adesso per andare a fare una denuncia, uno che non ha la macchina, si deve attrezzare. Credo che sia sbagliato, poi le ordinanze non lo so chi li fa. Quindi lei pensa che sia un problema che viene a mancare un punto di legalità, un centro di legalità proprio al centro di Torre del Greco? Esatto, per me è questo. Secondo lei poteva essere trovata un'altra soluzione? Certo, c'è un punto di riferimento centrale, è molto meglio. Non è che uno bisogna prendere la macchina per andare a fare una denuncia. E se gli hanno rubato la macchina, come ci va? Una persona anziana. È una roba, cioè, veramente vergognosa, perché al centro deve stare la caserma dei carabinieri, non lì lontano. Le persone anziane, come me, per esempio, e io ho 80 anni, cioè che non possiamo camminare, non abbiamo la macchina, perché i figli ce le tolgono le macchine. Come andiamo? Dobbiamo chiamare un taxi, non c'è un servizio taxi a Torre. Che dobbiamo andare? Col pulmino? C'è una cosa improvvisa che succede, no? Come si fa? Cioè è assurdo che tolgono la caserma dei carabinieri da Via Circonvallazione. Cioè sono assolutamente contraria, molto contrariata. E anche tutte le mie amiche. Al centro devono stare questi presidi. Come si fa? Cioè è così difficile capire una cosa così elementare. 2 più 2. La caserma dei carabinieri deve restare a Via Circonvallazione. Deve restare. Lo vogliamo tutti a Torre del Greco. Io sono una persona comune, però sono veramente arrabbiata. Lei pensa che possa essere un problema se viene a mancare un presidio di legalità in pieno centro? Io abito a Via Cimaglia e alcuni giorni fa c'è stato motivo di furto di una macchina e proprio è venuta proprio una pattuglia che era del comando di Via Circonvallazione qua. Si sono trovati sul posto e sono intervenuto subito e hanno preso, diciamo, il ladro, chi è che sia. E comunque era di Via Circonvallazione, proprio il presidio che si trova adesso che dovrebbe chiudere. Certo, è sempre un buon punto che ci siano le forze dell'ordine in vari punti, perché poi è una decisione che spetta sempre alle forze dell'ordine. Sono state fatte delle scelte sicuramente da parte dell'Arma oppure dalle compagnie, insomma, a livello regionale. E poi ci sta comunque la caserma abbastanza grande, insomma, non è che manca di un servizio essenziale, anzi, abbiamo già una caserma. Quello che manca è un'assistenza sanitaria e che nessuno si lamenta. Sono rimaste solo le mura, il personale non c'è. Lei sa che dal prossimo 1° maggio chiude la caserma dei carabinieri qui di Via Circonvallazione? No, non lo sapevo. Cosa ne pensa? Penso che sia un grave danno per la città, immagino. Che non stia al centro può darsi per un problema più pratico. Bisogna andare praticamente a Viale Campania. Però c'è la caserma, cioè voglio dire, c'è un presidio militare a Torre, quindi non è che non sta nel centro. Questo sì.